Ma noi dobbiamo pensare principalmente alla nostra partita, che sicuramente non sarà una partita facile. Poi quello che succede sull'altro campo è relativo per noi. La cosa più importante è rimanere concentrati sulla nostra partita e poi alla fine vedremo magari quale sarà il risultato dell'altro. Immagino che su questo aspetto, come appunto lei diceva, abbia anche un po' catechizzato i suoi giocatori sul fatto di concentrarsi esclusivamente sulla partita. Sì, noi abbiamo sempre pensato alla nostra partita, per ora ci è riuscito e dobbiamo continuare su questa strada, è inutile guardare gli altri, tanto non possiamo fare niente. Anticipava sulla missa a Tera, non sarà facile, in effetti trovare di fronte una squadra che è anche in un buon momento, ma soprattutto ha una difesa molto molto valida, pare che sia la migliore difesa addirittura del campionato, quindi un'asticella in più in termini di difficoltà per questo incontro. Sicuramente non sarà una partita facile, una partita complicata dal fatto che loro hanno una grande organizzazione difensiva, è la migliore difesa del campionato, hanno preso soltanto 16 gol e quindi bisognerà avere molta pazienza e trovare le soluzioni giuste. Abbiamo provato in settimana diverse combinazioni, vedremo se riusciremo a applicarle poi in partita e se l'avversario ci permetterà di poterle attuare. L'esito della gara di Tivoli sicuramente sarà confortante per il fatto che può veramente contare su una profondità della rosa importante e in grado di poter, ecco, risolvere le partite. Non è un caso, insomma, che Liurmi e Taurino, due giocatori che conosciamo bene il loro valore, siano stati in grado di ribaltare il vantaggio della formazione laziale. Sicuramente un punto in più anche per lavorare in prospettiva di questa gara. Sì, io ho sempre detto che la rosa che ho a disposizione mi consente diverse soluzioni. Poi sta a me trovare la soluzione giusta a seconda dei momenti della partita. Spero sempre di fare meno errori possibili, per ora è andata bene. Domani cercheremo di mettere in campo quella che secondo me è la formazione più adatta per poter affrontare questo tipo di avversario. Torna Paglino che ha scontato i suoi 4 turni di squalifica, non ci sarà Sena che invece è squalificato. Notizie sul resto della squadra? No, non abbiamo grossi problemi, tranne Cugnata che ha avuto la febbre alla fine della scorsa settimana e fino a giovedì non si è potuto allenare. Adesso vedremo in che condizioni è. Ovviamente è chiamiamolo un problema in più, il fatto che è un under, tra l'altro con diciamo una data di nascita abbastanza bassa, quindi per poter ovviare eventualmente alla sua sostituzione bisognerà trovare poi la giusta quadra con tutto il resto della squadra. Però è ottimista sul fatto che magari Cugnata possa essere utilizzato domani. Sì, penso che all'inizio possa iniziare la partita, poi bisogna vedere in che condizioni è e quanto riesce a reggere. Ci sono mister delle Insigne, svariati modi, no? Per avere un grande rendimento difensivo come la Vissertena. Che tipo di squadra è? Una squadra che si difende con molti uomini, o che fa il suo successo nella fase difensiva con la pressione alta, e a seconda di questo atteggiamento qual è la contromisura migliore che lei ritiene la casettana possa aprire? È una squadra che difende con tutti gli uomini, aggrediscono anche abbastanza a centrocampo, poi sono molto chiusi quando vanno a ridosso della loro area di rigore, difendono a 5 e ci saranno pochi spazi, quindi bisognerà, ripeto, avere pazienza e trovare le giuste combinazioni per poter trovare gli spazi giusti per poter creare a loro dei problemi. Bisognerà avere pazienza. Questa chiave di calci piazzati, le conclusioni da fuori area possono essere importanti, no? Pensa che questa chiave di lettura lì possa dare una mano in più rispetto al solito. Ma non è problema di Liurni o di un altro, il problema è che quando capitano sicuramente le palle ferme diventano importanti in questo tipo di partite, però
però mi auguro che anche con diciamo il gioco normale, senza dover aspettare per forza una palla ferma, possiamo creare problemi alla loro difesa. Ultima curiosità, mister, si sta crescendo sicuramente sotto questo aspetto di occupare di più l'area di rigore quando si attacca sulle corsie laterali, però nella rosa c'è un giocatore come Vacca che nella specifica qualità di sapersi inserire da dire non ha rimorchio di andare a colpire bene di testa, è uno specialista. È chiaro che il gioco degli under rende complicato schierarlo contemporaneamente con Casoli, ma la possibilità di vedere Paglino alto al posto di uno dei due esterni proprio per sbloccare qualche fase della partita Vacca da mezz'ala insieme a Casoli nella la valuta? Ci sono diverse combinazioni, però è normale che la formazione iniziale deve tenere presente il problema degli under. Non si può, a condizioni normali, senza questo diciamo problema da tenere presente, si possono trovare tante soluzioni. Però io devo tenere prima di tutto presente il discorso degli under, che sono fondamentali. Poi a partita in corso può succedere di tutto, e poi al momento bisogna valutare quali siano le combinazioni migliori e quello che mi serve a seconda dello sviluppo della partita.